Buongiorno a tutti, sono Daria Bertoni e oggi voglio consigliarvi un libro che mi sta particolarmente a cuore. Si tratta di Libera, un'amica tra le onde, pubblicato dalla casa editrice Mondadori ed è il mio ultimo libro per ragazzi, dai 9 anni in su. La protagonista di questo libro, Alice, ha 11 anni e ha appena scoperto che i suoi genitori vogliono separarsi. Il padre, che è un biologo marino, le propone di andare in viaggio con lei alle Azzorre, alla scoperta, o meglio, alla ricerca delle balene. Alice, a malincuore, parte per questo viaggio e per la prima volta si troverà davanti all'animale più grande che esiste sulla faccia della Terra, cioè la balenottera azzurra, Libera, e al suo cucciolo, Luna. Questo libro, questo romanzo racchiude in sé tanti aspetti, da quello della separazione, quindi del dolore e della difficoltà di affrontare questo momento così particolare per la protagonista, a quello della scoperta di sé, della difficoltà di crescere e a quello dell'avventura, perché poi c'è tutta la parte avventurosa in cui la balenottera azzurra Libera riuscirà in qualche modo ad entrare in contatto con Alice. E riuscirà a farle capire molte cose, sia di sé che del suo papà, cose che prima di questo viaggio Alice non aveva assolutamente idea. E soprattutto tengo a sottolineare il fatto che in questo libro si parla del vero significato di famiglia, che non per forza deve essere inteso come famiglia tradizionale, ma Alice, nel momento in cui sale su questa barca, trova una famiglia che mai avrebbe pensato di avere, una famiglia fatta da tutti i colleghi del papà, dal comandante della barca, e quindi per la prima volta Alice scopre e si rende conto del vero significato di famiglia. Ve ne leggo un pezzettino. Ecco un potente suono che sembra uscire dall'acqua. Assomiglia al rumore di un grosso pallone pieno d'aria bucato all'improvviso. Il papà illumina immediatamente il mare con la torcia e a pochi metri da noi affiora qualcosa di scuro e lucidissimo. All'istante capisco di aver appena visto il dorso di una balena. Mai me la sarei immaginata così. Wow! Esclamo senza sapere cos'altro dire. Ci siamo! Finalmente vedo per la prima volta una balena. Aguzzo la vista il più possibile, ma non scorgo più niente. Poi a un tratto qualcosa si muove, riecco il dorso della balena. È molto più vicina di quanto pensassi. Non posso crederci, esclamo elettrizzata. Il mio cuore batte velocissimo e in quel momento si sente un suono più leggero ma simile al primo. Incredibile, esclama il papà. È una mamma con un cucciolo. Un cucciolo di balena, chiedo stupita. Eh già, questo proprio non me l'aspettavo. Vedere una balena è qualcosa di speciale, figurarsi un piccolo. Non riesco a capire se si tratti di un sogno o della realtà. Le due balene si lasciano cullare dall'acqua. Le vedo strette l'una all'altra e mi sembra di percepire l'amore, il legame che ha la mamma balena con il suo cucciolo. Ha notato la nostra presenza, lo tiene ancora più vicino a sé, vuole proteggerlo. Proprio in quel momento la mamma muove la pinna e si gira verso di noi. Il papà tiene la torcia dritta su di lei e sott'acqua riesco a intravedere l'enorme pancia chiara. Ruota ancora verso la barca e il mio sguardo incontra il suo occhio, scuro e profondo. Ho la sensazione che stia guardando proprio me e vorrei che continuasse per sempre. Quante cose ho da raccontarti, ti prego, non andartene subito. Questo è un pezzettino del primo incontro di Alice con Libera. Io spero di avervi solleticato la curiosità e spero tantissimo che questo libro piaccia a tutti voi e a tutti i vostri bambini. Ciao a tutti!